Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video e bentornati. Mi chiamo Lorenzo Bucci e oggi in questo video siamo in apiario. Vi faccio vedere. Sì, abbiamo anche le api, e soprattutto alle api ci penso io. E oggi un piccolo controllo, perché mette il meteo settimana prossima, mette che sarà freddo, verrà molto freddo, e quindi vengo a fare un piccolo controllo per il cibo, perché con questo caldo non tirerò sui telai, forse proprio uno, per vedere un po' se c'è la covata, perché vedo che il polline lo stanno importando, vedo le api stanno portando polline dentro, però con questo caldo non so se sono mandati in invernamento, perché è sempre stato caldo e ancora il freddo non è mai venuto. Quindi oggi piccolo controllo, soprattutto voglio sentire il peso delle casse, che sentendo in peso mi rendo conto quanto hanno di scorte, soprattutto. E poi più in là si farà il trattamento, l'acido ossalico gocciolato, non mi garbo lo sublimato, l'ho fatto un anno ma non mi piace, quindi si farà gocciolato. E beh, è da un po' che non ci vengo, io da fine estate, settembre, che non vengo a vedere le api, quindi di sorte è stato il mio babbo, però controlliamo. Apriamo le casse. Ora accendo il fuoco, il fumigatore, perché serve. Accendo il fumigatore, che sarebbe questo, che serve per tenere calme le api se non fossero già calme. Adesso in pratica, perché li instauri dentro la famiglia un istinto di, diciamo, che c'è un incendio, quindi il loro primo istinto è quello di andare a prendere tutte le scorte e fare più scorte possibile per scappare, diciamo, e quindi si smettono, diciamo, di attaccare la persona. Quindi si incendia un po', io incendio un po' di cartone, c'è chi fa coi pellet, chi fa una prova, però io ci ho provato una volta coi pellet e non mi sta, o sbaglio io, non lo so, io faccio un po' il cartone e ci trovo bene tanto. Si accende un po', un po' di stantuffi, vedete, è bello acceso, si tiene un po' vivo sempre il fuoco. Ora questo lo metto giù, prendo i miei attrezzi, che è questa e un cacciavite, tutto quello che mi serve per aprire una cassa. Ora si fa, faccio vedere il peso, sarebbe più comodo avere una persona che mi diciamo mi dia supporto con le telecamere, però non ce l'ho. Questa cassetta pesa. E ora proviamo ad aprirla. Non sono... sono... siamo molto attive. Anche troppo. La popolazione ce n'è molta, quindi non c'hanno qua un diaframma che è un finto telaio, che per loro che sia un telaio, quindi questo è come se fosse pieno. E vi faccio vedere un po' più da... Praticamente la covata è qui nel centro, ora non me la tiro su perché sennò non vorrei dargli noia. Qua tutte all'esterno ci sono le scorte, però di api ce n'è veramente tante, quindi mi preoccupo, però avendo sentito il peso mi sembra che di scorte ce ne abbiano più che a sufficienza. Poi le vedo anche tutte le corone qui all'esterno, le vedo che sono piene di miele. Poi io sono, diciamo, dell'idea di non nutrire. Non nutrire perché sennò, secondo me, non lo so, prendono un istinto che c'è sempre qualcuno che possa dare da mangiare. Apriamo anche questa, proviamo a fare il peso, e questa la tiro nemmeno su. Io mi faccio una specie di foglio che durante l'anno mi segno, ora questo si è ammollato quindi lo dovrò rifare il prossimo anno, quindi inizio primavera, dove scrivo ogni volta che vengo a visitarle.
Cioè queste casse, ora vi faccio vedere, sono una buonissima le api. Due sono piene di miele e piene di api. Adesso sono molto 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 forti, quindi le posso già richiudere perché non le voglio stressare troppo. Ah, questo non ho fatto il peso, ora le peso adesso. Vi va una fumiatina almeno. Questa è un po' leggerina. Le api sono tante. E ora mi bisogna chiedersi come mai? Perché non sono andate in letargo? Letargo. In invernamento? Slaio. Non lo faccio vedere anche a voi. Questo traio di scorte, dovrebbe essere pieno di scorte. Però le scorte, se vedete, sono solo qui. Solo qui c'è il miele, qui è già vuoto. E anche di qua. Mi provo a togliere un altro proprio così, però poi li richiudo. Semmai ci sarà bisogno di preparare un po' di candito, che potrebbe essere utile. Noi si fa il candito fatto in casa, nel senso mi piace farlo in casa. Se vedete, voglio vedere se c'è la cobalto fresca, però no. Meno male non c'è, perché se ci fosse è un problema. Non voglio andare oltre perché non vorrei intaccare, diciamo, dove c'è la regina, non gli voglio dare noia. Allora è caldo, queste giornate sono calde, infatti sto sudando, fa caldo. Questa seta la devo segnare che non è pesa. La cassetta numero 3. In pratica scrivo che la cassetta numero 3, N3, leggera. Però mi tengo nota di tutte le cassette che sono leggere. Quando vado a casa faccio il resoconto e dico se c'è bisogno di fare un po' di mangiare, almeno lo preparo, diciamo, precise per loro. Poi visto che ci sono lo potrei fare anche per quasi tutte, però sempre meglio non esagerare. Devo guardare tutte queste. È entrato un pezzo di moto dentro lo stivale. Questa da un peso fasullo perché è una cassetta fatta in casa, quindi pesa più del normale. Non la tiro su, no? Le api ci sono. Questa non so mai giudicarla per bene perché appunto pesa più di 10 kg rispetto alle altre cassette, è solo il legno. Qui c'è un telaino che non ho tolto d'estate. Se vedete c'è una T che è di telaio trappola, che ci abbiamo la fotografa, che prendo un po' di fumo almeno vedete meglio, che prete lo metto per il controllo del lavarroio d'estate. Invece di fare trattamenti, sì, facciamo i trattamenti dell'acido salio, però si mette il telaio trappola, almeno controllo la febbre sciamatoria, perché vi faccio costruire diritto a ceda, e la, per i fuchi controllo la nascita dei fuchi, che però sono i maschi, che sono quelli che servono per secondare la regina. Questa è su 3, 6, 8 telai, quindi diciamo non è a pieno, no. Il mio cassetto sono da 10 e l'ho tolte perché non me lo ricordo. Dovrei leggere il cosa ho fatto, però lo vedi questo telaio c'ha un po' di corona qui, non so se lo vedete, di miele. Le api ci sono, troppe, anche troppe, però anche questa un pino di cibo li farebbe male. L'importante è che non vedo la covata, siamo sull'esterno, quindi è possibile adesso che ci sia la covata. Però questa un pochino di cibo non gli farebbe male. La richiudo subito perché tanto ho già visto.
penso l'avete visto anche voi. Chiudo. Vai. E quindi siamo a 2, che la setta è la 4. Poi si guarda il fondo, per, diciamo, io ho il fondo, diciamo, anti-varroa, non mi ricordo bene come si chiama. Fondo quello per le varroe, quello lì che fa il controllo della varroa. Ora sono un po' lontani, però. Niente, è leggero. Però vi dico, non è una cosa su questa setta, che è sempre stata, durante tutta l'estate, questa qui non ho fatto mezzo metallo. Io dovrei cambiare la regina, però guardate quante api sono. Guardate quante sono. Siamo a gennaio, è pienissima. Prendo un po' il fumo perché sennò sono incontenibili. Però anche questa, fumo sospetto. Mi poso un attimo. Spero vediate adesso. Vabbè, ma quindi la 4 e la 11 sono un po' vuote. Ti posso salutare? Frate, questo è un piccolo video su piccolo check up delle cassette N4 N, non scrive tanto sta penna, non scrive più. Vabbè, ci si può salutare, finisco qui di chiudere le cassette, di tapparle per bene e ci si vede in un prossimo video. Poi sta già calando il sole, quindi è bene non aprirle. Anche se è caldo, però quando cali il sole iniziano a raggrumolarsi per la notte, perché di notte è freddo, come sapete. E vi ripeto di iscrivervi, di lasciare commento e like, condividete il video se vi è piaciuto questa piccola visita al mio apiario. Ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti, lasciate like e condividete. Ciao ciao ciao. Scusate, mi sono dimenticato di pulire il fondo, che il fondo si dice parecchio su una cassa, soprattutto le prime cose si dice su quanti telai sono, quindi qui do proprio per contare il numero di telai. Però qui c'è entrata un po' di umidità, poi se le api sono, se si può vedere la varroa, che ora la devo mettere qui sopra, non mi sembra di vedere perché non abbiamo fatto trattamenti, quindi non ci dovrebbe essere. Arrivavo giù. E sempre tenerli, sempre diciamo una buona prassi tenerli puliti. Però io ho una mestichina e faccio così, li butto per terra. Quindi ora si fa il giro di test casse. Ora dai, qua soprattutto è qui che dove stanno lavorando, stanno mangiando cera. Guardate. Importante non vedere la varroa così senza aver fatto trattamenti, perché sennò vuol dire che c'è una tanta dentro la città. Quindi è bene non vederla. Vabbè, vi ho riacceso per farvi vedere questo piccolo lavoretto che bisogna fare ogni tanto quando si viene a vedere le api. Ci si può risalutare. Vi ridico di iscrivervi e di lasciare like e condividete. Grazie a voi e grazie per la visione. E nulla, buon lavoro anche a voi. Ciao.
Ciao 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 ciao.